comincerei subito, anche senza, così non vi faccio buttare via una domanda del ricordo di Gianluca. È un ricordo personale che lo rappresenta molto bene perché nella stagione 85-86, dove io ero calciatore dell'Entella Vacezza di Chiavari, era la Sampdoria di Viali Mancini, Trevor Francis. In quei tempi lì si usava fare delle amichevoli perché la settimana era tutta a disposizione, non c'erano tutte queste partite infrasettimanali e giocammo un paio d'amichevoli contro la Samp. E mi ricordo in una situazione di gioco su una pallata lunga nello spazio verso la bandierina, io mi ritrovai a correre con lui e naturalmente nel confronto fisico caddi a terra. E lui si allungò un po', l'arbitro fischiò punizione e lui poi mentre tentavo di alzarmi me lo ritrovai, fece 20 metri di corsa all'indietro, me lo ritrovai a darmi la mano per tirarmi su. E già lì si vedeva molto bene, nonostante fosse giovane, la capacità di essere un leader, un fuoriclasse, senza mai farlo pesare a nessuno. È stato poi anche un uomo di grande carisma e precursore di grandi idee, di grandi visioni, sia in campo che fuori, perché me lo ricordo sempre nella Juventus, in quel periodo lì è stato uno dei primi attaccanti che pressava alto, che andava a fare pressing sui difensori. In quel momento lì non usava molto andare a prenderla. Lui è stato uno di quelli che lo ha fatto per primo, è uno dei primi usciti dall'Italia ad andare a farsi valere in Premier, fatto calciatore molto bene, poi si è fatto apprezzare come uomo, ha fatto anche l'allenatore, vincendo dei trofei. È stato uno dei primi commentatori, dei grandi commentatori in TV, perché me lo ricordo benissimo, quando era Sky per competenza e rispetto di tutto e di tutti. Come sintesi è grandezza e disponibilità totale sia in campo che nella vita. Ha speso tutto se stesso per noi lui, perché lo abbiamo visto anche nell'ultimo mondiale, lì a dare consigli a tutti, nonostante quello che era un po' la sua condizione fisica. Speso tutto se stesso in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento per darci degli insegnamenti e noi abbiamo imparato tanto da lui. Per cui grazie Gianluca.